Ciao a tutti, io sono Gege e vi do il benvenuto su Be Colorful. Qui davanti a me ho il Tonic Craft Kit numero 34. Questi sono dei kit mensili della Tonic Studios e al loro interno contengono un set di fustelle e di timbri, un set di cartoncini di diverse tipologie e alcuni prodotti della Nuvo. A volte si possono trovare anche strumenti per il crafting. Il tutto accuratamente selezionato per abbinarsi al tema scelto dai designer. Qualora foste interessati a questi kit, troverete tutte le informazioni sul sito della Tonic Studios. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Diamo ora un'occhiata a ciò che troviamo dentro il kit numero 34 per farci un'idea di quello che possiamo creare. Per quanto riguarda la carta, abbiamo come sempre una selezione di varie tipologie di carta della marca Craft Perfect. Questo mese la palette di colori scelti per il kit comprende il blu e il rame. Per quanto riguarda invece i prodotti Nuvo, troviamo un tampone ad inchiostro color blu-grigio, il glitter marker Imperial Blue, una bottiglietta di Crystal Drop color rame, una di Glitter Accent, sempre color rame. La differenza tra un Glitter Drop e un Glitter Accent, come potete constatare, è prima di tutto la densità dei glitter. Il Glitter Accent, infatti, ha una concentrazione di glitter maggiore e inoltre i glitter sono leggermente più grandi rispetto a quelli del Glitter Drop. Quante volte ho detto glitter? Infine, per tutti gli amanti dei minuscoli, diabolici, granelli, luccicanti, nel kit troviamo un'intera boccetta di glitter di questo bellissimo color cioccolato fondente. E questi erano i prodotti Nuvo inclusi nel kit. Per concludere, passiamo alle fustelle e ai timbri esclusivi. Questo mese il tema è Art Deco Frame. Infatti abbiamo un set di fustelle che permette di creare cornici in stile Art Deco. Nella carrellata di card che vi proporrò in questi video, molte rispecchieranno le caratteristiche dell'Art Deco, ossia figure simmetriche, forme geometriche essenziali ed eleganti. Tornando alle fustelle, avete visto che ci sono quelle che intagliano delle cornici molto intricate, altre coordinate che ritagliano i bordi se usate con quelle sopra citate o la figura intera. Inoltre abbiamo tre sentiment, sempre con fustelle coordinate. Per quanto riguarda il set di timbri, troviamo due sentiment, due angoli decorativi e una piccola decorazione, tutto in stile Art Deco. Bene, ora che abbiamo visto ciò che il kit ci mette a disposizione, possiamo iniziare a creare le nostre card. Partiamo con il botto. In questa card utilizzerò i brillantini. In questi video vi mostrerò tre modi di utilizzare i glitter sulle vostre card. Per adoperarli mi sono munita di alcuni alleati per limitare i danni. Badate che comunque avranno la meglio loro, però sarà meno tragica. Dunque, per la guerra contro i brillantini abbiamo bisogno di panni antistatici per la polvere tipo Swiffer. Possibilmente di un aspirapolvere manuale, sempre a portata di mano. Un pennello, se lo avete, l'ideale sarebbe un pennello per sfumature con le setole più dure. Un piegacarta e una scatola con un foglio di recupero al suo interno. Nonostante siano fastidiosi per molte persone, compresa per la sottoscritta, con i glitter si ottengono degli effetti veramente molto belli. La tecnica che utilizzerò per applicarli in questa card prevede l'utilizzo di un nastro biadesivo con un'adesività molto forte. Questo set di tre nastri di diversi spessori l'ho acquistato su Amazon. Vi lascio il link qui sotto nell'info box dove troverete, come sempre, tutto l'elenco dei materiali che utilizzerò nel video, nonché il link al mio blog dove l'elenco dei prodotti è associato alle immagini per una migliore consultazione.
Come prima cosa, da questa mirror card satinata color rame mi ricavo il pannello principale da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Perdonatemi, ma la memory card della fotocamera ha dato di matto e non ha registrato parte del processo. Quindi scusate e proseguiamo. Dunque, come potete vedere, ho iniziato ad applicare delle strisce di nastro biadesivo per creare un pattern geometrico tipico dello stile Art Deco. Sto alternando strisce del nastro più fine e del nastro medio del set. Per creare il vostro pattern potete prendere ispirazione dalla miriade di immagini Art Deco presenti su internet. Nel mio caso sto procedendo in modo abbastanza casuale, cercando però di creare un disegno simmetrico. Una volta terminato di creare il pattern, arriva il momento di applicare i glitter. Rigorosamente all'interno della scatola, cospargo l'intera superficie del pannello e con il piegacarta presso per bene i glitter in modo che aderiscono il più possibile alle strisce di adesivo. E guardate che fantastico effetto! Ora ripulisco con un pennello, cercando di rimuovere tutti i glitter in eccesso, o perlomeno la maggior parte. Sfruttando il foglio di recupero che ho messo sulla base della scatola, ripongo nella bottiglietta tutti i brillantini in eccesso. Per rimuovere i brillantini incollati nelle mani, utilizzo il panno antistatico. Infine sfodero l'arma di distruzione di massa per i brillantini. Con questi piccoli accorgimenti riduciamo l'invasione barbarica dei glitter per tutta la casa e possiamo goderci meglio il bellissimo effetto che abbiamo ottenuto. Proseguendo con la card, ho deciso di creare un bordo di rifinitura che incornicerà il pannello principale. Come carta utilizzerò questa mirror card satinata blu, non inclusa nel kit. Ma ovviamente ci sta benissimo anche quella blu perlata del kit. Dunque ritaglio il pannello principale in modo che sia leggermente più piccolo della misura standard della card base, che sarà come di consueto di 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Mentre il pannello blu satinato ha come misura 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Ricoprirà interamente la parte frontale della card base. Come sentiment, che fungerà anche da decorazione della mia card, utilizzerò la fustella del kit. Dunque, per prima cosa, su carta satinata color rame, fustello la sagoma base. Poi fustello il sentiment stesso, allineando la fustella alla sagoma base. Questa fustellata può essere fatta in un unico passaggio, ma io ci ho pensato dopo. Notate che il sentiment necessita di uno sfondo che lo renda più leggibile. Quindi fustello un'altra base su cartoncino nero. Poi ricopro accuratamente l'intera superficie con il nastro biadesivo con adesività forte, eliminando naturalmente gli eccessi. Non mi preoccupo di ritagliare anche gli angoli ondulati, in quanto i contorni di questa base verranno coperti interamente dalla cornice del sentiment. Ora scatola e brillantini. Presso per bene con il piegacarta ed elimino gli eccessi. Dopodiché non ci resta che incollare il sentiment sopra la base.
Per riportare il blu dei contorni anche in altri elementi della card, per avere coerenza visiva, fustello un'altra base del sentiment sulla carta satinata blu. Per risparmiare carta, ho fustellato sul pannello stesso, in quanto la parte centrale verrà coperta interamente dal pannello di base. Possiamo incollare la base blu leggermente spostata su un lato, ma io vorrei fare in modo che possa ricoprire un'area più ampia. Quindi, piccolo trucco, ritaglio a metà la base in modo da estenderla orizzontalmente. Incollo gli elementi con del foam pad per dare dimensione alla card. Poi incollo il sentiment al centro del pannello principale. Nonché il pannello principale sul pannello blu. Infine, tutto sulla card base, che, come ho già detto, è una standard card, in particolare una portrait card con piegatura superiore, da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Come dettagli finali, creo qualche goccia con il Crystal Drop color rame incluso nel kit. Per la seconda card creerò un insieme di cornici con diversi spessori, utilizzando naturalmente le fustelle del kit. Inoltre farò un gioco bicromatico alternando la carta blu perlata e la Mirror Card Rustic Dusk. La cornice più esterna sarà blu e la ottengo utilizzando tre fustelle, quella esterna per i contorni, quella che intaglia il motivo interno, e quella che ritaglia la parte centrale. Dovendo fustellare un motivo così intricato, utilizzo il piatto da precisione della Sizzix, che, avendo uno spessore leggermente più grande rispetto al piatto classico, permette alla fustellatrice di esercitare più pressione, così che tutto il motivo possa essere intagliato correttamente. Dopo aver ripulito tutta la cornice dai piccoli pezzettini in eccesso, creo la base della cornice blu sulla Mirror Card Rustic Dusk, utilizzando la fustella che ho usato prima per tagliare la cornice lungo i contorni. Ovviamente, se viene usata da sola, questa fustella ritaglia l'intero rettangolo. Inoltre, con l'apposita fustella ritaglio anche il centro, che userò per creare la seconda cornice. Infine incollo la cornice blu sopra la base color, non saprei, mi sembra un marrone rosso, direi. Ora sul centro ricavato dalla mirror card rossa, fustello la seconda cornice, che combacerà perfettamente con quella più esterna. Per fustellare utilizzo nuovamente il piatto da precisione della Sizzix per assicurarmi che vengano ritagliati tutti i piccoli pezzi del disegno intricato. Su carta perlata blu ho fustellato la base della cornice interna, utilizzando la fustella che ho usato poco fa per ritagliare i contorni della cornice. Come potete notare, la prima cornice è blu su base marrone rossa, mentre la seconda ha i colori invertiti, cornice marrone rossa su base blu perlata. Dunque, con della colla liquida incollo la cornice interna sulla sua base. E le due cornici sono pronte. Ora passiamo al sentiment, per il quale utilizzerò le fustelle incluse nel kit e invertirò nuovamente i due colori,
Quindi su carta blu perlata utilizzerò la fustella che intaglia il sentiment, nonché la fustella coordinata che ne ritaglia i contorni. In questo caso ho deciso di conservare i ritagli interni della fustellata per utilizzarli su una prossima card e attuare così la tecnica del paper piecing. Per praticità lascio nella fustella tutti i piccoli pezzi di carta, dunque applico del nastro biadesivo sul retro in modo da poterli rimuovere senza spostarli dalla loro esatta posizione. Rimuovo la pellicola protettiva dal biadesivo e incollo la parte negativa della fustellata su un pezzo di carta satinata color rame inclusa nel kit. Non badate al fatto che sia esagonale, è una rimanenza di altri progetti. Ed ecco qua. Per ora lo mettiamo da parte e continuiamo con la card. Sulla mirror card fustello la base del sentiment. Dopodiché incollo i due elementi. Il rettangolo più grande del kit è leggermente più piccolo di una standard card da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo, quindi posso creare il consueto bordo di rifinitura. Utilizzerò la carta satinata color rame, includendo così un colore più chiaro che smorzi leggermente i due colori principali. Oltre che nel bordo, si intravede questo colore anche attraverso dei fori rimasti scoperti nella cornice esterna, portando un tocco di rame anche in altri punti della card. Ora sono pronta a incollare tutti gli elementi. Ognuno di essi avrà un diverso spessore, quindi per la cornice esterna uso un foam tape molto fine. Per la cornice più esterna invece uso un foam tape più spesso, applicandone uno strato doppio. Anche per il sentiment utilizzerò un doppio strato di foam tape. Ed ecco qua, potete notare i diversi spessori di questa card. Giunti ai dettagli finali, aggiungo qua e là qualche goccia con il nuovo Crystal Drop del kit, inserendo così qualche tocco di rame in più che si abbina al bordo della card. Per concludere, incollo tutto sulla card base, che è una portrait card da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo, con piegatura superiore. E la seconda card è finita. La card numero 3 sarà una gatefold card. Preparo innanzitutto la base su cartoncino color avorio. La ritaglio creando un rettangolo di 8 pollici e mezzo per 5 pollici e mezzo. Poi con una scoreboard traccio due linee di piegatura, una a 2 pollici e un ottavo, l'altra a 6 pollici e 3 ottavi. O più semplicemente, per fare la seconda linea, basta ruotare la carta e tracciarla sempre a 2 pollici e un ottavo. Rinforzo le pieghe con il piegacarta e la base della gatefold card è pronta. Ora sfrutto le cornici del kit per creare un intricato sfondo per le alette della gatefold card. Su carta satinata color rame, dunque, fustello le due cornici del kit che hanno lo stesso design
e, al contempo, ne ritaglio i contorni con le due fustelle coordinate. Adesso passiamo al sentiment e riprendo in mano la parte negativa della fustellata su carta perlata blu che ho conservato nella precedente card. Naturalmente, se non avete dei pezzi conservati, si può creare questo elemento appositamente per questa card. E inoltre, se non siete riusciti a tenere uniti i pezzettini di carta, con un po' di pazienza si può effettuare la tecnica del paper piecing, incollandoli pezzo per pezzo come si fa per un puzzle. Dunque, ora mi ricavo la parte positiva del sentiment sulla mirror card color rame, utilizzando sia la fustella del sentiment sia la fustella coordinata che la ritaglia lungo i contorni. Ritaglio gli eccessi della base seguendo i contorni e incollo il sentiment sulla base, facendolo combaciare con la parte negativa del motivo. Come potete vedere, da ciò che vorrei ottenere, le cornici necessitano di essere divise a metà, ovviamente per poter permettere l'apertura della gatefold card. Una volta divise, procedo ad incollarle sulle alette della card. Per decorare la card applico di nuovo la tecnica del paper piecing, riempendo con i pezzi di carta blu perlata la parte del disegno formata da quella sorta di raggi orizzontali nella parte centrale delle cornici. Dunque fustello per due volte queste parti su carta blu perlata, appunto. E procedo con il paper piecing. Per fare più veloce, sfrutto il fatto che tutti i piccoli pezzi siano ancora incastrati nella fustella. Quindi allineo la fustella con i corrispettivi fori della cornice, poi con delle pinzette appuntite spingo i vari pezzi. E come vedete, la maggior parte di loro si sono incastrati perfettamente nei corrispettivi fori. Rimuovo quelli che non mi servono. E applico la stessa tecnica a tutte le altre porzioni del disegno. Ed ecco qua. Ora, prima di incollare il sentiment, rivesto il suo retro, fustellando la base su cartoncino rame satinato. Dopodiché lo incollo con del foam pad solo sulla aletta sinistra. Termino questa gatefold card aggiungendo delle gocce di crystal drop blu, non incluso nel kit, negli angoli della cornice. La quarta card sarà una shaker card. Per prima cosa mi ricavo una cornice sulla mirror card marrone e rossa del kit, utilizzando questa volta l'altro design presente nel set. Utilizzo anche le due fustelle coordinate per ritagliare la cornice lungo i bordi. Poi, sulla carta glitterata blu, inclusa nel kit, fustello la base della cornice, sempre utilizzando le due fustelle coordinate.
Dunque incollo la cornice sopra la base utilizzando della colla liquida. E ritaglio eventuali pezzi di carta glitterata blu che fuoriescono dalla cornice. Per lo sfondo della shaker card utilizzo la Classic Card Color Pesca presente nel kit. Questa shaker card avrà un doppio fondo. Infatti, invece di incollare il foglio di acetato direttamente sul retro della cornice, metto un primo strato di foam tape. Poi sopra di esso incollo il pezzo di acetato. Ora applico, come di consueto, lo strato di foam tape sull'acetato, assicurandomi di non lasciare aperture in quanto quest'area ospiterà gli elementi della shaker card. Elementi che saranno i brillantini inclusi nel kit. E questo è il secondo metodo che vi propongo per utilizzare i glitter. Per evitare che i glitter restino troppo attaccati all'acetato a causa della forza elettrostatica, cospargo la superficie con della polvere antistatica. Dopodiché riempio l'area di glitter e chiudo con lo sfondo color pesca. Ritaglio eventuali eccessi e passo alla creazione del sentiment, per il quale utilizzerò una delle fustelle del kit e la sua fustella coordinata, con la quale per prima cosa mi ricavo la base su carta glitterata blu. Poi la utilizzo insieme alla fustella che intaglia il sentiment sulla mirror card marrone rossa. Dunque incollo il sentiment sopra la base blu. Nonché tutto l'elemento sopra l'acetato al centro della card. Prepariamo ora la card base. Vi ricordo che la fustella rettangolare è leggermente più piccola di 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo e non volendo nessun bordo intorno alla cornice, mi ricavo la card base fustellando una standard card con la fustella rettangolare del kit, in modo da ottenere una card delle stesse dimensioni della cornice. Per far ciò posiziono la fustella rettangolare con la lama superiore al di fuori della linea di piegatura e fustello. Infine, dopo aver incollato tutto sulla card base, aggiungo qualche goccia blu di Crystal Drop come tocco finale, terminando così questa card super luccicante. Per la quinta e ultima card di questo video creerò uno sfondo geometrico ispirato allo stile Art Deco utilizzando il glitter marker incluso nel kit. Quello che ci serve per realizzare questo pattern è una forma circolare, io utilizzo una fustella, oltre ovviamente alla carta e, come ho già detto, al glitter marker incluso nel kit. Per praticità mi segno più o meno i punti della diagonale orizzontale e verticale. Poi mi ricavo il pannello di sfondo dalla Classic Card Color Pesca inclusa nel kit. Con matita e righello mi segno delle linee guida, creando una griglia formata da quadrati di circa un pollice per un pollice ciascuno. Adesso, allineando il cerchio con le linee guida, inizio a disegnare dei semicerchi con il glitter marker. Ovviamente vi potete sbizzarrire a creare il pattern che più vi piace.
Dopo aver creato i semicerchi su ogni linea orizzontale, unisco le estremità di ogni cerchio con i semicerchi sottostanti. Dopodiché coloro le sezioni che si sono formate dalle intersezioni di due semicerchi. Una volta completato il pattern, passiamo a creare altri elementi per abbellire la card. In questo caso creerò una cornice con la carta perlata color rame inclusa nel kit, utilizzando le due fustelle per i contorni del Deco Frame Set. Passando al sentiment, utilizzerò il timbro Thank You del kit, stampandolo sulla carta color pesca con il glitter marker. Per la stampa sto utilizzando una stamping platform perché, come vedete, avevo previsto di dover stampare più volte per ottenere una scritta nitida. Per decorare la striscia del sentiment creo i bordi superiore e inferiore con la carta perlata color rame. Ora posso procedere a incollare tutto insieme. Per la cornice utilizzo del foam tape, creando così una window card, che volendo può essere tranquillamente convertita in una shaker card. Per incollare il sentiment utilizzo della colla sulle estremità e del foam tape nella parte centrale, in modo che sia allo stesso livello della cornice. Infine incollo tutto sulla card base, che ritaglierò per fare in modo che abbia le stesse misure del pannello principale. Termino la card applicando il glitter accent del kit nelle intersezioni dei semicerchi e nella striscia del sentiment. Il video termina qui. Io vi ringrazio per avermi seguita e vi do appuntamento alla seconda parte del video, dove ci aspettano altre card in stile Art Deco. Vi lascio alle foto, alla prossima e be colorful!